Termina 1-1 il Gran Sasso d'Italia Italo a Concia tra l'Aquila Calcio e lo Sporting Trestina e sfuma la possibilità per il rossoblù di conquistare la testa della classifica. Una partita condotta in attacco per l'Aquila Calcio con almeno 10 nette occasioni da gol. La prima emozione arriva al sesto minuto su calcio di punizione battuto da Minincleri che di poco non c'entra la porta di Matteo Vadi. Poi ancora il 17esimo con Russo, solo davanti al portiere, tira fuori. Al 20esimo è Capitan Lavista che calcia al volo, servito da Noman, ma il portiere intercetta. Dopo punizioni, calci d'angolo, pressioni, tiri a vuoto, al 47esimo arriva finalmente il gol dei padroni di casa con Ferdinando Sieno che sul rimpallo intercetta e tira una bordata dai 30 metri che gonfia l'angolo basso della rete di Vadi. Il secondo tempo riprende tirato e con l'Aquila che forza, creando moltissimo a centrocampo. Ma la Trestina si difende in modo ordinato e compatto, con la modifica dell'assetto, un 5-3-2. L'intuizione di mister Zampagna gli dà ragione. Sale Manuel Seleppico che all'11esimo sorprende la difesa dell'Aquila e gonfia la rete di Farroni. Il pareggio è una doccia fredda. Morgia rinforza l'attacco con l'entrata di Valenti, affila il tridente, ma il nuovo acquisto, Noman, fa difficoltà a entrare in partita, lisciando diversi palloni. Un blocco comprensibile per una partita d'esordio. Negli ultimi 20 minuti di gioco, l'Aquila non si risparmia un passo, pur di arrivare al secondo gol. Al 29esimo invece arriva l'espulsione dell'allenatore della Trestina. È così che mister Zampagna, protestando per un presunto fallo, torna anzitempo negli spogliatoi. È ancora Russo che al 30esimo cerca il gol solo davanti al portiere, ma la palla è alta. Al 35esimo si vede Noman che, in girata, calcia, ma non c'entra la porta. La Trestina, sempre più chiusa e pericolosa sulle ripartenze, fa temere il peggio per l'Aquila con due azioni molto pericolose al 31esimo e al 34esimo. Neanche 5 minuti di recupero sono utili all'Aquila Calcio per la vittoria in una delle partite più giocate del campionato. Il primo pensiero di mister Morgia però negli spogliatoi è al rischio licenziamento dei lavoratori del call center dell'INPS, di cui ha indossato la maglietta di protesta per tutta la gara. Da parte mia, credo da parte della società, perché abbiamo accettato, c'è tutta la nostra solidarietà, la nostra vicinanza a tutti gli operai e alle loro famiglie. La partita, io non posso rimproverare niente ai miei giocatori se non quando diciamo più cattiverie, più cinismo, più alla fine abbiamo provato di tutto, abbiamo cambiato modo di giocare 3-4 volte. Credo che sia la squadra più forte che abbiamo incontrato e quella che ci ha messo più in difficoltà. Grossi palleggiatori, tecnica di base ottimale, quindi tempo di gioco molto più ristretto rispetto ad altri avversari. Noi dovevamo venire qui ad aspettare il loro gioco, non prendere le ripartenze, farle noi, concedere il meno possibile. Se c'è una squadra che doveva vincere è l'Aquila, però abbiamo fatto una grande battaglia, un grande applauso ai miei giocatori perché comunque se lo meritano.